e vi dicevo: non vivete la fede come dei fruitori di un servizio commerciale. Non vivete la Chiesa così come andate al centro commerciale. Non vivete la fede tanto per dire ho assolto ai doveri della mia coscienza. Oggi c'è un'opera a livello spirituale che sta cercando di gelare, di congelare l'opera e la potenza dello Spirito Santo nella vita di tutti quanti noi. Ed è per questo che sto avvertendo in questo tempo la necessità che la Chiesa riscopra, prega e chieda al Signore che ci siano profeti, uomini, donne in grado di portare un messaggio che scuota le coscienze. È vero, noi crediamo che abbiamo tra le nostre mani la parola profetica, così come dichiara l'Apocalisse, una parola profetica certa, sicura, che è la parola di Dio. Ma tante volte non ci basta leggerla da sola, abbiamo bisogno di una voce estranea, di un uomo, una donna sconosciuta che prende un pezzo di quella parola e la conficchi nella nostra carne come un dardo infuocato da parte del Signore. Abbiamo bisogno di una parola che lo Spirito faccia giungere nel profondo del nostro essere spirituale, perché quello che sta attorno a noi ci sta congelando, ci sta convincendo che le cose devono andare così, che noi possiamo restare solo a guardare. Eppure ci sono storie che ci dicono, storie della scrittura, che ci sono uomini e donne che sono stati posti in determinati luoghi per testimoniare, per essere strumenti di un cambiamento della storia. Ricordate di Esther, fatta schiava, poi ritrovatesi selezionata per essere strumento di salvezza per il suo popolo. Ed io questa mattina voglio dirti proprio questo: quello che tu forse stai ritenendo essere un luogo di cattività, un luogo di difficoltà, un luogo di disperazione, che tu da oggi possa invece cominciare a pensare che in quel posto, in quel luogo, in quella situazione, tu sei stata posta da Dio per cambiare il corso della storia di qualcuno, per trasformare la vita di qualcuno che è al tuo fianco, di qualcuno che stai accompagnando in un viaggio particolare, che tu sei lì contro il tuo volere, che non ti piace dove ti trovi, ma probabilmente sei lì non perché lo vuoi tu, ma perché lo vuole qualcuno che è più grande di te e di me. E quel qualcuno è il Signore grande, colui che è degno della nostra lode. Io ho solo due versi dal libro del profeta Geremia, al capitolo 2, e sono il verso 1 e il verso 2. Leggo dalla versione Nuova Diodati, probabilmente avrete la riveduta, la nuova riveduta, ci sarà qualche leggera differenza, ma il succo, il messaggio è chiaro ed è questo: la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta dicendo: va e grida alle orecchie di Gerusalemme dicendo: così dice l'Eterno, io mi ricordo di te, della tenera attenzione della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Solo questo verso, che è preceduto da questa introduzione, la parola dell'Eterno mi fu ancora
rivolta. Quando ci poniamo all'ascolto della parola, c'è questo desiderio che Dio parli. Puoi tu, insieme a me, raccontare, testimoniare che c'è stato un momento della tua vita in cui hai udito in maniera chiara la voce di Dio parlare al tuo animo, al tuo spirito, alle tue viscere. Io ho fatto l'esperienza che Geremia racconta nei versi iniziali e che racconto anche nel libro Credo ai Miracoli, l'esperienza che chissà ha fatto qualcuno di voi. Quale esperienza? Quella del verso 5 del primo verso del primo capitolo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Chi di voi, guardando al proprio passato e mirando oggi dove sei, dove Dio ti ha condotto, puoi dire: ma le parole di Dio a Geremia sono per la mia vita? Io posso raccontare che il Signore aveva posto la sua mano sulla mia esistenza prima che io venissi alla luce. Non so se qualcuno di voi è stato un aborto non riuscito, non so chi di voi ha scampato alla morte nei primi giorni della sua vita, non so chi di voi ha scampato una malattia, un pericolo nella sua fanciullezza e oggi siete qui e potete dire: sulla mia vita c'è una vocazione, c'è una chiamata, il Signore ha stabilito per me un piano che 10 anni fa, 20 anni fa non era chiaro, così come è chiaro oggi. Che le parole che Geremia racconta non le ha udite quando era nel grembo di sua mamma, ma le ha udite da Dio quando è stato chiamato, quando voltandosi indietro ha visto che realmente era successo qualcosa di speciale. Io dovevo nascere il 25 settembre del 1971. Eh sì, ho più di 50 anni, ahimè. Sono qui a testimoniarlo. Perché il 25 settembre del 1971 mia madre ha le doglie di parto, viene portata in ospedale a Napoli, a Loreto Mare, che è ancora lì. Non è il miglior ospedale di Napoli, però 50 anni fa mia madre aveva lì il suo medico. Ma 50 anni fa, come oggi, accade qualcosa di ricorrente. Il 25 settembre, sapete che giorno della settimana era? Era sabato pomeriggio. Dalle nostre parti andare in ospedale di sabato pomeriggio, di una domenica, è meglio starsi a casa. Poi i giorni da oggi il Covid ha fatto ancora il resto, quindi è meglio non andarci proprio. Era di sabato, il suo medico non era di servizio e chi è passato per mano ai ginecologi sa che è un problema serio, perché nessun altro dice: tu non paghi me perché ti devo far partorire io. Non solo era sabato, ma quel sabato pomeriggio c'era anche una partita di calcio. Non giocava il Napoli, giocava la nazionale, ma è la stessa cosa. E i medici avevano di meglio da fare: guardarsi la partita dell'Italia. Allora è finita la batteria.
Forse l'abbiamo recuperata. Ce l'ho. Ce la fa ancora, anche se segna rosso. È il bello della diretta, no? Dicevo, c'era la partita di calcio. Che cosa fare? La cosa più cosa bisognava fare? Una puntura per rallentare le doglie del parto. Quindi fecero le punturine a mia mamma nella speranza che io resistessi fino a lunedì. Uno aspetta 9 mesi per venire al mondo e quando vuoi nascere qualcuno ti dice: aspetta, mettetevi nei miei panni, nel grembo di mia madre. Aspettare 2 giorni, io ci ho provato ad aspettare 2 giorni. Infatti il lunedì, quando è arrivato il medico di mia madre e ha saputo della cosa, immediatamente l'ha portata in sala operatoria e mi ha tirato fuori. Io ero cianotico. Non ne avevo più, appunto, che mi hanno dovuto prendere e mi hanno dovuto mettere nell'incubatrice. E quando mia madre mi ha raccontato questa storia, un po' come probabilmente la mamma di Geremia aveva raccontato a Geremia delle difficoltà nel parto, tu cominci a sentire dentro di te che forse la tua vita è importante per qualcuno. Che c'è chi ha deciso che i tuoi giorni devono finire perché domani qualcuno ha stabilito che tu possa essere uno strumento per il bene di altri, quindi è meglio bloccarti subito. Quello che fece con Erode quando seppe della nascita di Gesù, fece un infanticidio, sterminò tutti i bambini dai 2 anni a scendere giù, ma Gesù non fu trovato. Nel corso della tua storia cominci a percepire che c'è qualcuno che vuole fare qualcosa della tua vita. Io spero che la mia storia, la storia di Geremia, ti diano questa consapevolezza. Tu non sei uno qualunque. Tu, giovane, adulto, anziano, sei qualcuno, qualcuna che per tanti non ha neanche un nome, ma che per Dio sei importante. Dio ti ha scelto prima che tu venissi alla luce. Dio aveva stabilito che la tua vita fosse uno strumento per la salvezza di altri. E probabilmente tu puoi testimoniare, raccontare che Dio ti ha usato per parlare a tante persone, probabilmente il coniuge, la moglie, il marito, la persona che è al tuo fianco, l'amico, l'amica che è con te questa mattina, è la persona che Dio ti ha posto davanti per condurla a scoprire che anche per lei, anche per lui c'è un progetto da parte di Dio. E il progetto per Geremia era di essere profeta in un tempo in cui le cose non andavano molto bene. E il verso che vi ho letto, quello del capitolo 2, Dio parla a Gerusalemme, parla al suo popolo e dice: io mi ricordo di te. Mi ricordo del tuo amore quando tu eri fidanzata con me. Mi ricordo di come tu mi seguivi nel deserto fidandoti di me. Fratelli, sorelle, è tempo che noi ritorniamo a fidarci di Dio. Anche se ci sta accompagnando in un deserto, anche se stiamo camminando per luoghi aridi,
anche se la generazione che stiamo vivendo, tra pandemia, tra guerra, ci parla di desolazione, di disperazione, e tanti senza alcuna proiezione per il futuro non hanno il coraggio di vivere il domani e decidono di farla finita. E se qualcuno non arriva al suicidio, tanti altri stanno staccando la spina, molti stanno finendo ancora nell'incubo della depressione, tanti sono preda della paura. Ci sono credenti, famiglie che non vengono più in chiesa, che stanno limitando i loro movimenti, sono diventati preda della paura. Ma noi non abbiamo ricevuto uno spirito di paura. Dio ci ha dato uno spirito di forza, uno spirito di coraggio, lo stesso spirito che ci fa dichiarare e chiamare Dio nostro Padre, Abba. E se noi possiamo chiamarlo Padre, ci dobbiamo fidare di Lui, perché Egli è quel Padre, come il padre della parabola del figliol prodigo, che nonostante quel figlio giovane avesse lasciato il padre, probabilmente stava attraversando un periodo di deserto. Non gli piaceva vivere nella sua casa, non gli piaceva la relazione con il fratello, non era contento dell'azienda di famiglia, e allora fa una scelta come tanti di noi: me ne voglio andare lontano. E la parabola del figliol prodigo dice proprio questo. Luca ci dice che il giovane partì, andò in un paese, Luca 15, molto lontano. Quando finiamo preda delle paure, delle ansie, e giriamo le nostre spalle a Dio, la nostra intenzione è andare il più lontano possibile. È come quando litighi con qualcuno, è come quando si rompe un'amicizia, quando si rompe una relazione amorosa, che cosa fai? Il più lontano possibile da quella persona. E se tu sei tra quelli che è andato in un posto molto lontano, devi sapere che per lo Spirito di Dio non ci sono distanze chilometriche, che non ci sono luoghi inarrivabili, perché anche il salmista diceva: dove scenderò, dove salirò, sia nel profondo del mare, sia sulle alte vette, dovunque tu andrò, dovunque io andrò, tu mi troverai, tu sarai lì. E quel giovane lontano dalla casa del padre, quando finisce l'eredità che aveva ricevuto come dono dal padre, quando tutto attorno a lui diceva: non c'è più speranza, neanche i porci ti vogliono, neanche con i porci hai da mangiare, la tua vita è soltanto fango. È quello che oggi qualcuno verrebbe a dirti: ma perché non ti uccidi? Perché non la fai finita? E allora, se qualcuno ha messo nella tua testa questo pensiero, perché non la fai finita, questa mattina è il giorno in cui, così come accadde al giovane della parabola, è il giorno di ritornare in te, è il giorno di fare un viaggio verso casa, in mezzo ai maiali, dentro al fango, senza neanche la possibilità di mordere una carruba. Luca scrive che improvvisamente il giovane ritornò in sé, si aprirono gli occhi del cuore. Ma io ho un padre, io ho una casa, io ho una famiglia. Tu hai un padre, tu hai una casa, tu hai una famiglia, tu hai dei fratelli, tu hai delle sorelle che nonostante ti siano antipatici, che nonostante non ti piacciono, nonostante siano brutti, nonostante non siano come tu li vorresti, sono la tua famiglia. E quel giovane pensò in cuor suo: tornerò da mio padre e gli dirò:
ho peccato contro il cielo, ho peccato, ho sbagliato contro di te, prendimi come uno dei tuoi servi. E questa è l'opera che lo Spirito fa nei nostri cuori quando ci convince della nostra condizione. Questo è quello che Geremia gridava a Gerusalemme: Dio si ricorda del tuo amore, dello zelo, della passione che avevi un tempo all'inizio, rispolvera, ritorna in te, ritrova il primo amore, ritrova il primitivo zelo. E quel giovane disse: tornerò, mal che vada, gli chiederò che mi prenda come uno dei servi. C'è tanto lavoro, c'è tanta possibilità, ci sono tanti posti ancora vuoti qua, mal che vada ci sarà un posto che posso occupare. Avete davanti a voi la scena? Riuscite ad immaginare quel giovane? Sulla copertina del mio libro c'è un dipinto di Rembrandt, appunto, che è la sintesi del figliol prodigo, di questo giovane che ha gli abiti logori, i sandali oramai sono rovinati, ha perso i capelli, è spoglio di tutto. Ha perso la dignità di uomo, ha perso la dignità di credenti. E oggi ci sono molti credenti che apparentemente sono uomini e donne ben presentabili, ma che nello spirito, per la corruzione, per le devianze, per le debolezze, per i vizi, hanno perso la loro dignità di figli di Dio. Ritorna in te, torna a casa. Questo giovane è da lontano, non so a quante centinaia di metri è fuori dalla sua casa, e accade qualcosa che non aveva ponderato. Il papà lo stava aspettando. Non sei tu che stai aspettando Dio, è Dio che sta aspettando te. Non sei tu che hai il diritto di dire: Dio, dove sei? È Dio che ti chiede: uomo, donna, dove sei? Dove sei andato? Dove sei finito? Perché mi hai abbandonato? E il giovane vede il padre fuori la porta, perché Dio non è chiuso in una cattedrale. Dio non lo trovi qui la domenica mattina e basta. Dio è fuori la porta del tuo cuore. Dio è fuori la porta di casa tua. Dio è fuori la porta della tua stanzetta. Basta che tu apri quella porta e Lui è lì. E non resta fermo. Dio non è fermo, non è impassibile. Il Dio della Bibbia non è seduto su di un trono alto nei cieli, lì a giudicare e a condannare la tua vita. Quel Dio è sceso dal suo trono, è venuto incontro a te, ha aperto le braccia e non si è fermato. La parabola di Luca ci dice che il padre corse. Dio ti sta correndo incontro, preparati perché ti affonderà. Ed è quello che accadde al giovane. Il padre gli saltò addosso. Ed io vorrei e prego con il mio cuore che questa mattina il Padre Celeste ti salti addosso, che Dio ti circonda con le sue braccia, che tu possa sentire sul tuo collo l'abbraccio di Dio, quell'abbraccio che riscalda le viscere, quell'abbraccio che ti dice: qui sei nel posto più sicuro, hai finito di penare, hai finito di disperare, vieni tra le mie braccia. E poi conoscete il resto della storia,
lo portò dentro, cominciò la festa, lo fece ripulire, rivestire, gli ridiede tutto quello che aveva perso. Non ho il tempo per entrare nei dettagli ed è per questo che ho scritto un libro. Perché se vi volessi predicare quello che è nel libro, dobbiamo fare 10 sessioni di un'ora, almeno di un'ora l'uno. Ma torniamo a Geremia. Venivi con me nel deserto. Dio mi ha portato nel deserto diverse volte. Fresco papà, senza l'esperienza che si accumula nel tempo. Non so se qui c'è un novello genitore, quando i figli cominciano ad avere il primo raffreddore, quando comincia a spuntare il primo dentino, la prima febbre, mamma mia, non sai che cosa fare. Chiami il pediatra, chiami il medico, chiami la mamma, chiami la nonna. Ci sta. Ma io mi sono ritrovato con il mio primo figlio nel giorno che compiva 3 anni ad entrare nel reparto oncologico del Bambino Gesù a Roma. Gli abbiamo dato come torta una cartella di ricovero per un rabdomiosarcoma. Che è un tumore aggressivo che sviluppa rapidamente metastasi e che non dà oltre un anno di vita. Primo figlio, esperienza genitoriale zero. Nel giorno del compleanno cominci questa avventura, non vi racconto quello che c'è prima, lo troverete nel libro Credo ai Miracoli. Oggi mio figlio ha 23 anni. Perché come per Geremia, Dio l'aveva conosciuto sin dal grembo di sua madre. E Dio aveva stabilito per lui un piano. Ma quando mio figlio è stato ricoverato, io stavo camminando nel deserto, senza sapere dove andavo. E camminando nel deserto, così come quando Mosè arriverà al monte Sinai, così come quando scendeva la notte c'era una colonna di fuoco, così come quando c'era giorno e una nuvoletta indicava il sentiero da seguire, mentre mio figlio faceva le sue terapie ed era in ospedale con la mamma, abbiamo vissuto a Roma circa un anno, una di quelle notti io ho fatto l'esperienza della mamma di Mosè. Quando il faraone ordinò l'uccisione dei bambini, ricordate cosa fece la mamma di Mosè? Fece una cesta di giunchi con della pece, prese Mosè, lo mise dentro la cesta, lo portò sul fiume Nilo, lo mise sopra le acque, diede una spinta alla cesta e gli disse: lo affido alle mani dell'Eterno. E Dio, che aveva un piano per Mosè, fece sì che la gesta finisse. E conoscete anche questa storia. La mia storia dice che io una notte ho fatto un'esperienza in una cameretta di un ex convento cattolico, ascoltando di notte un evangelista attraverso un programma televisivo che mi sfidava a fare quello che aveva fatto la mamma di Mosè. Ed io quella notte ho detto al Signore: non ho più un figlio, è tuo. Quello che ti sta disperando,
quello per cui stai pregando e agognando, affidalo al Signore. Rinuncia. Così come Gesù ha detto che chi depone la propria vita per amor suo la ritroverà. Affida nelle mani del Signore il tuo dramma, il tuo problema, il tuo sconforto e lascia fare a Lui. Dopo quella notte in cui posso raccontare di aver vissuto l'esperienza di una visita da parte del Signore, sono cose che non si possono descrivere a parole, ma quando accadono tu sai che sono accadute e credi per fede. Io credo ai miracoli anche quando i miracoli non accadono, perché oggi mio figlio ha 23 anni. La scienza è stata smentita, ma aveva 23 anni mio fratello quando io ho aperto la porta del garage di casa sua e l'ho trovato morto insieme alla fidanzata che era propria di Casoria. E lì ho dovuto abbassare la porta del garage e dire: Signore, sia benedetto il tuo nome. Non sempre si vince, ma anche quando pensiamo di aver perso, Dio ha vinto per noi. La fede non è fatta solo di successi. Il nostro successo è arrivare alla meta celeste. Anche quando il deserto ti dice che c'è un Amalek che ti aggredisce, come accadde per il popolo di Israele a Refidim, tu alza le mani al cielo come fece Mosè, alza il bastone che Dio ha messo nelle tue mani e grida, confida nel Signore che poi la battaglia la combatterà Lui per noi. Non voglio dirvi altro. Se non volete leggere i libri, fateli leggere ad altri. Prendine qualcuno e passalo come un seme della testimonianza e ricorda, la tua vita è un miracolo di Dio. Dio ti dice questa mattina: mi ricordo di quando eri fidanzato con me. Torna ad essere fidanzato con Dio. Cosa fanno i fidanzati? Non si lasciano mai, si parlano sempre, si contattano, si opprimono, si assillano, al punto che a volte qualcuno dice: ma questo non sana proprio. Dio non te lo dirà mai. Dio vuole che tu lo tormenti, che lo assilli, che lo chiami di giorno, che lo chiami di notte, che stai sempre con Lui. Dio non si scoccerà mai di te e tu non ti devi scocciare di Lui, ti devi fidare di Lui. Cammina nel deserto con Lui, perché Lui è il Padre amorevole. Lui è quello che si prenderà cura di te. E quando anche il deserto diventasse valle dell'ombra della morte, tu dirai con il salmista: l'Eterno è il mio pastore. L'Eterno è il mio pastore. Quando anche camminassi nell'ombra della valle della morte, io non temerò, perché il Signore è con te. Lo senti? Io lo so che è con me, tu lo sai che è con te. Senti la sua presenza, senti il suo braccio sopra di te, stringilo a te e non lasciare che niente e nessuno ti convinca del contrario, perché il Signore è fedele, la sua parola è fedele ed egli è fedele. Egli è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il fedele e il verace. Vi giunga il mio abbraccio nell'abbraccio del Signore, e se ci saranno altri momenti, altre occasioni, renderò grazie, perché questa mattina ho avuto la gioia di essere con una parte della famiglia grande del Signore. Un giorno saremo insieme per l'eternità.
Quindi è cosa buona che ci conosciamo così. Quando mi rivedrete dall'altra parte saprete come chiamarmi. Io non ricorderò i nomi di tutti quanti voi, ma è bello stare insieme qua giù, perché trascorreremo insieme l'eternità.